Buonasera amici e amiche di Nova News 24, a termine della puntata di ieri sera del Grande Fratello VIP, è successo veramente l'impossibile. Alcuni concorrenti hanno cominciato ad andare uno contro l'altro, proprio Antonella Fiordelisi e Edoardo Donna Maria durante la puntata non sono riusciti a trovare un punto di incontro. Salottobelle è stata eliminata e gli ex fidanzati Vana, Matteo e Martina hanno abbandonato per sempre la casa del Grande Fratello VIP. Al termine della serata i giefini si sono scatenati durante la notte, è successo però di tutto. Una notte movimentata è stata titolata da tanti quotidiani. Il Grande Fratello VIP finisce sempre a tarda notte e al termine della puntata i concorrenti che cosa hanno fatto? Si prendono tutto il loro tempo per discutere di quanto è successo e sicuramente vanno a notte tarda a letto. Nelle nomination e negli eliminati non ci sono stati particolari colpi di scena, però dopo l'ultima puntata alcuni geffini hanno cominciato a giocare a biliardo e anche se poi la nottata ha preso una piega diversa, Edoardo Tavassi ha lanciato la Fitzball che si utilizzava per l'allenamento addosso a Nicole in corvaia, che ha risposto rilanciandola e da quel momento è scoppiato il caos. Edoardo ha preso a cuscinate Milena e Jaele che hanno risposto con altri cuscini. E questo è davvero un inizio di una guerra che è durata tutta la serata. La finale del Grande Fratello VIP si avvicina. Il reality show che è cominciato il 19 settembre terminerà ad aprile, più precisamente il 3 aprile. Amici di Nova News 24, se avete visto i VIP in tarda notte prendersi a cuscinate, diteci cosa ne pensate. Intanto, se vi è piaciuto questo articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24. Gemento.com.